Noi ci apprestiamo a fare l'ennesima, diciamo, combattimento calcistico, logicamente, perché quest'anno, sinceramente, tutte le partite che abbiamo affrontate le abbiamo affrontate con la massima concentrazione, con la massima, come dire, dedizione, perché nessuno ci ha regalato nulla. Non abbiamo avuto mai squadre che le abbiamo incontrate sempre in un momento anche loro di difficoltà, quindi hanno espresso sempre il loro massimo. Speriamo che domenica ci sia una bella partita con una squadra che ha tutte le caratteristiche per metterci in difficoltà ed era stata costruita in estate per tentare il passaggio in eccellenza. Soltanto la vittoria consegnerebbe all'Eclanese il passaggio diretto al secondo turno dei playoff. Qual è l'obiettivo? Sì, beh, questa diciamo, è un'eventualità che noi stiamo perpetrando. È chiaro che noi ci aspettiamo una soluzione di questo tipo perché ci permetterà poi di fare solo ed esclusivamente la finalissima in casa. Detto ciò, non è che non dovrebbe succedere questa eventualità, ci prenderemo la testa. Noi abbiamo una squadra con delle caratteristiche che possono mettere in difficoltà chiunque. Quindi avremo anche i favori dei pronostici in casa, quindi non è che ci mettiamo le bende se non raggiungiamo questo obiettivo. Ecco, la pausa che si terrà dopo la fine del campionato e prima dell'inizio dei playoff può condizionare l'andamento di questi ultimi? Cioè, io ho una memoria ancora della sconfitta del Grotta di 2 anni fa. Loro erano certi, sicuri di poter vincere facilmente la finalissima giocata in casa, con una squadra che era addirittura arrivata quinta nei playoff, quindi avevano tutti i favori dei pronostici con 2 risultati a favore, e poi così non è stata. Io mi ho visto le cronache sportive dove dicevano che la condizione fisica dell'altra squadra era molto molto avvantaggiata rispetto al Grotta.